Allora, adesso ancora la parola a Martin Pendergast. Buongiorno a lei. Ecco, raccomando i 10 minuti, perché altrimenti non finiremo per le 9 questa sera. Ha lavorato su tematiche cattoliche del Regno Unito legate alle questioni LGBT, a seconda di come si vogliono comporre queste lettere, e contrastando l'omofobia e la transfobia, e in particolare nel movimento ecumenico. E allora sarà interessante anche vedere come nel movimento ecumenico queste esperienze di omofobia o omofilia siano poi trasversali, immagino, non credo che ci sia una chiesa compatta. Comunque ce le racconterà Martin Pendergast, prego. Grazie. Prima di tutto vorrei portarvi gli auguri della nostra comunità LGBT cattolica del diocesi di Westminster a Londra, ma mi scusi che se ora parlerò in inglese. All are welcome, all are welcome in this place. Oh, bene, quello che io chiedo, tutti sono benvenuti. La conferenza dei vescovi, quindi episcopale dell'Inghilterra e del Galles nel 1979, introduzione alla pastorale degli omosessuali, come gruppo che ha sofferto molto per l'oppressione, il disprezzo, e la comunità omosessuale ha una rivendicazione particolare riguardo la Chiesa. Gli omosessuali hanno il diritto ad una pastorale efficace, illuminata, con i ministri pastorali che siano veramente preparati per affrontare e soddisfare le necessità pastorali. Le linee guida affermano che gli omosessuali hanno la stessa necessità dei sacramenti come degli eterosessuali e hanno stessi diritti di ricevere i sacramenti. Ebbene, a questo punto dov'è che si è verificato? Per creare questo spazio, una messa mensile che dà il benvenuto ai cattolici LGBT, ai genitori, famiglie, amici, è iniziata nel maggio 99. La prima celebrazione si è verificata in coincidenza 2 giorni dopo che una bomba ha ucciso 3 persone e un bambino ancora non nato nel venerdì 30 aprile 1999 nel pub Admiral Duncan nell'Old Compton Street, nella zona di Soho. Soho è diciamo prevalentemente un'area abbastanza dedicata agli omosessuali a Londra. Ecco, c'erano dei celebranti che erano molto vicini e gli è stata data l'assoluzione a tutti coloro che stavano morendo. Ecco, questo spazio è stato offerto da questo convento anche cattolico che ha fatto sì che i cattolici LGBT potessero dare un benvenuto, un rientro a casa a molti degli LGBT, a molti omosessuali, e dare anche un abbraccio amorevole. E nel convento, nella zona di Soho, e nella chiesa anglicana di Sant'Anna, ci sono delle messe ogni domenica che vengono celebrate 2 volte al mese, sono officiate da religiosi cattolici che provengono da varie diocesi e varie comunità religiose. Gli obiettivi di queste linee guida finalmente sono state messe in atto. La comunità
cattolica degli LGBT è cresciuta fino a un punto che nel 2006 c'è stato questo spazio che non è più bastato, e a questo punto hanno autorizzato delle messe regolari con degli officianti regolari. Ecco, si sperava che tutte queste critiche potessero sparire e tutti questi movimenti potessero sparire. Quindi il cardinale Marfio Connor ha proposto che questa pastorale potesse essere inserita nell'ambito diocesano e della parrocchia. C'è stato un processo di consultazione coinvolgendo anche i membri della pastorale e le BGT, i funzionari della diocesi, la congregazione della dottrina della fede, ha osservato da una distanza, come dire, romana, e questo ha portato a un accordo che a partire dal marzo 2007 le masse dovevano dare il benvenuto ai cattolici LGBT, ai genitori, alle famiglie, e ci doveva appunto essere una messa proprio che accogliesse tutte queste comunità ogni domenica nella chiesa dell'Assunzione a Warwick Street a Soho. Quindi la congregazione della fede lo ha visto come un modello pastorale potenziale per altre diocesi anche all'epoca. Ebbene, l'integrità, l'onestà, il rispetto reciproco, questi principi collaudati del dialogo, come per esempio quelli utilizzati nelle conversazioni ecumeniche, che utilizzassero un linguaggio utilizzato dalle comunità, erano, diciamo, i principi chiavi di questa consultazione. Nonostante il fatto di essere state etichettate come masse gay da tutti i mass media laici e anche da altri religiosi e dai detrattori, questa comunità di fede non è stata solamente esclusiva di un certo orientamento sessuale, ma poteva essere inclusiva, un'espressione inclusiva di tutto quello che dovrebbe essere una comunità cattolica. Quindi essere orgogliosi di essere omosessuale, bisessuale o trans era proprio al cuore della comunità di questa fede. Tuttavia ci sono state delle azioni di protesta da parte di cattolici molto conservatori che hanno creato un clima tossico riguardo a queste riunioni. Questo ha raggiunto un tale livello, una tale violenza, che ci sono state delle accuse diffamatorie ai dicasteri del Vaticano. Il cardinale Vince Nichols, nonostante un grande sostegno da parte del ministero, è stato obbligato a chiedere di andarsene nel 2013 da Soho e di muoversi verso una parrocchia gesuita in un distretto di Mayfair nella Londra centrale. Certamente c'è stato una grossa, diciamo, svolta un grande cambiamento dalla congregazione della fede, che invece avrebbe preferito credere nell'atteggiamento del cardinale. Le transizioni del 2007 e del 2013 non erano delle fine o degli inizi, ma erano semplicemente dei passi in avanti nel viaggio delle persone arcobaleno verso Dio. Alcuni cattolici LGBT e alcuni genitori sono stati veramente danneggiati dall'impossibilità della Chiesa di riconoscere questa responsabilità pastorale, soprattutto per quanto riguarda questa rivendicazione così importante per la Chiesa. Molti ancora portano le ferite di questa omofobia, magari hanno bisogno di calore in un ghetto molto circoscritto. Quindi magari il cambio per loro è molto penoso. Queste reazioni negative, poi lo spostamento dalla chiesa di Sant'Anna, della chiesa dell'Assunzione, ecco, li hanno poi sono proseguite anche nella chiesa dei gesuiti della Farm Street.
ecco, a Farm Street, questa comunità di cattolici LGBT hanno forse incarnato più di altri i principi della consultazione del 2007, perché hanno espresso veramente la comunione ecclesiale della Chiesa locale. Qui ci sono al loro interno tutti i loro principi, una parrocchia cattolica che è molto viva, che dà il benvenuto, che affronta le necessità e le preoccupazioni pastorali sia dei pastori ma anche di tutta la comunità diocesana. Non devono organizzare tutti questi dettagli liturgici come prima, ma invece possono impegnarsi appieno nella loro comunità parrocchiale, possono contribuire con regali di musica, con letture, con il Ministero dell'Eucaristia, oltre ad avere anche altri parrocchiani che si riuniscono per le messe serali a Farm Street. Grazie a questa libertà adesso possiamo in qualche modo creare dei sistemi per un sostegno pastorale. Abbiamo questo gruppo di adulti e giovani molto vivace, mettiamo in contatto i trans cattolici e organizziamo delle riunioni per dei gruppi di uomini e di donne, ci impegniamo anche con i rifugiati, con i richiedenti d'asilo. Noi per esempio abbiamo due omosessuali dell'Uganda nel nostro consiglio, nel nostro pastorale. Uno di loro da poco ha ottenuto il permesso di rimanere nel Regno Unito. Ci impegniamo in tutte le chiese che sono aperte ai progetti LGBT, anche degli anglicani, dei battisti, e offriamo anche un senso di comunità per avere una parrocchia molto più aperta, con delle opportunità di diciamo apertura maggiore nelle riunioni, anche con partecipazione a degli eventi sociali, come per esempio abbiamo delle catechesi organizzate anche includendo la comunità degli omosessuali, e questo fa parte della nostra pratica. Contemporaneamente sono stati organizzati delle giornate di riflessione, di ritiro pastorale, che danno la possibilità di avere delle liturgie, delle discussioni, utilizzando proprio la competenza specialistica dei religiosi e dei preti che hanno servito precedentemente in queste comunità. Quest'anno abbiamo organizzato il primo pellegrinaggio a Roma, coordinato dal Consiglio Pastorale di Westminster dei Cattolici LGBT, con il cardinale Vincent come cardinale di collegamento, che fa parte delle nostre riunioni insieme al parroco della chiesa di Farm Street e anche dell'altro consiglio pastorale. Così a questo punto sicuramente potremo esportare il modello Farm Street di questa chiesa, di questa comunità, sicuramente senza problemi. Sicuramente abbiamo suscitato un grosso interesse con quello che facciamo per esempio in Westminster, soprattutto dal 2013. Ecco, descrivendo diciamo l'attività pastorale ai rappresentanti della diocesi di Varsavia quest'anno, la loro risposta è stata: voi ci avete dato una nuova prospettiva, un nuovo punto di vista. Sì, certo, può essere un modello per altre diocesi, ma questo non riuscirà ad essere applicato se c'è un'imposizione dall'alto alla diocesi. Ebbene, la forza dell'esperienza di Westminster è che è nata, è sorta, è sviluppata con una prassi pastorale dalla base. È stata un qualcosa che è stato ben pensato e riflettuto da vescovi, da tutte le persone insieme, all'insegna del valore, del rispetto, dell'integrità, dell'onestà, di un grande impegno, sentire cum ecclesia,
come secondo il motto di Oscar Romero, del beato Oscar Romero, lui lo avrebbe proprio detto così, e grazie a questo dialogo e questa fiducia siamo stati in grado di stimolare, incoraggiare i nostri vescovi a riconoscere il valore sociale delle dei unioni civili, per esempio, che ancora non possono accedere alle benedizioni. Molti dei vescovi non accettano, per esempio, i matrimoni omosessuali. E idealmente non ci sarebbe una necessità di ministri particolari per soddisfare queste necessità. Tutte le parrocchie idealmente dovrebbero essere aperte a prescindere dal genere, dalla razza, dalla sessualità, però la realtà, come diciamo in qualche modo possiamo vedere ai nostri giorni, uccide i nostri ideali. Spesso le persone LGBT e le loro famiglie non fanno parte di questi viaggi parrocchiali. Il sinodo che si aprirà lunedì potrebbe essere un processo di ascolto a livello diocesano, nazionale, globale, nel quale le necessità pastorali dei cattolici LGBT e dei loro genitori potrebbero ricevere non solamente un modello pastorale unico per tutti, a taglia unico, ma una risposta che vada oltre ciò che è piccolo, ciò che è circoscritto, e magari portare verso la grazia. Grazie. Oh, thank you. Thank you.